Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video e bentornati in sede dopo il Crypto Trading Day di Bologna, che è stato un grandissimo successo, ragazzi. Sto facendo il vlog di tutto il viaggio, ma soprattutto dell'evento perché abbiamo una serie di registrazioni, tante foto, tante chicche da condividere e quindi sto preparando proprio un video per farvi vedere quello che abbiamo realizzato a Bologna. È stata una giornata fantastica, una giornata iniziata già dal giorno prima per me perché sono arrivato a Bologna il venerdì, c'era lì tutto lo staff di Trading On. Ragazzi, mancava solo Enrico, che salutiamo comunque. Ciao Enrico, perché Enrico lavorava in background, ragazzi, cioè lavorava sui computer. Team Trading On, ringrazio Gifa, che è il nostro community manager, ringrazio Francesco, che è l'altro informatico, insomma il braccio destro di Trading On, con il quale abbiamo ideato un po' tutto. E poi c'è stato Filippo, ragazzi, Angeloni, ha fatto un grandissimo intervento, bellissimo. Abbiamo fatto questo abbraccio a braccio io e lui davanti a una splendida platea. Tantissimi di voi ci hanno chiesto il bis. Allora, a me di solito lo chiedono quando canto, ragazzi, nei miei concerti, ma vedremo quello che succederà, vedremo quello che potremmo fare, ragazzi. Sicuramente non prima del prossimo anno 2020, magari in concomitanza con l'halving. Immaginate halving di Bitcoin in diretta con il super schermo, con il Crypto Trading Day, seconda edizione. Oggi cosa facciamo? Oggi invece andiamo sui grafici perché è lunedì analisi della settimana, però volevo fare due cose. Prima analizziamo Bitcoin come al solito, ragazzi, però oggi facciamo un video special perché andiamo a vedere le tre altcoin che stanno performando di più rispetto a Bitcoin nell'ultimo periodo. Bene, siamo davanti al grafico Bitcoin contro USD. Tutto tace, ragazzi, tutto fermo. Siamo alla fine di quest'area temporale che avevo indicato come una scadenza ciclica abbastanza rilevante. Sul mercato e sui grafici di Bitcoin si stanno verificando una serie di condizioni estremamente importanti, di cui uno è questa fase di congestione, il trending range che stiamo vedendo in questo momento, che assume una formula, diciamo una connotazione abbastanza diciamo chiara anche nella sua struttura. Ci sta facendo mini testa spalle piccolino, ragazzi. Poi andrò ad analizzare questo tipo di conformazione anche un po' meglio, un po' in maniera più approfondita con il membership dell'Academy. Academy Premium, ragazzi, è il nostro gruppo di trader super diciamo cazzuti, si può dire, sì, penso di sì, in un video YouTube che siamo tutti iscritti, insomma siamo lì e facciamo operazioni di trading, condividiamo strategie, analisi, trading system, segnali e quant'altro, ma ci sono anche delle grandi novità, ma ve lo dirò nelle prossime settimane. Trovate il link in descrizione per chi di voi volesse iscriversi all'Academy. Parleremo anche di questa configurazione, ma qui nel video YouTube andiamo a fare invece delle cose bellissime, andiamo a dettare tutti i livelli da tenere a mente, perché sia siamo sopra, siamo sotto, alla fine trading range, non trading range, dove andiamo su, andiamo giù, ragazzi, andiamo dove vuole il mercato, ma ci sono dei livelli chiave da guardare e questa settimana tenetevi subito a mente perché sono importantissimi. Primo livello, il supporto 7400 di medio periodo, se verrà rotto, ragazzi, probabilmente assisteremo a un'accelerazione notevole di Bitcoin, ragazzi, notevole, che dove andrà a confluire. Probabilmente questa accelerazione porterebbe poi Bitcoin all'interno di questa fascia di prezzo qui, ragazzi, vedete? Questa qui. E sarebbe assolutamente molto complicata perché, insomma, avremmo poi un livello quindi di discesa che porterebbe il mercato a raggiungere, vedete, questa area di prezzo, probabilmente, cioè fra i 7.000, 6.008 e i 5.008. Quindi, in sostanza, ragazzi, un po' sopra i 6.000. Non è una cosa positiva perché la rottura del supporto a 7.4, diciamo, creerebbe anche una figura, un pattern importante di medio periodo, molto difficile da gestire, di cui vi parlerò mercoledì nel prossimo video. Per cui, se non siete iscritti al canale Trading On, ragazzi, iscriviti al canale e accendete anche la campanellina per ricevere le notifiche. Alcuni di voi mi scrivono che non ricevono le notifiche. Campanellina dopo l'iscrizione di YouTube, così seguite tutti i nuovi aggiornamenti. C'è una probabile dead cross delle medie tra pochissimo tempo, quindi la 50 periodi andrà a tagliare, insomma, se vi tolgo qui, ragazzi, lo vedete molto facilmente. Ecco, facciamo così, vedete, la media mobile a 50 periodi andrà a tagliare la 200, non è una cosa positiva. Anche nel breve vedete come questa trend line, scusate, va a cappare il mercato, quindi non lascia spazio a Bitcoin. Quali sono le view da un punto di vista analisi tecnica? Trend ribassista di breve, come l'avevamo detto, tutte le posizioni in hold sono state chiuse intorno agli 8.600, 8.700. Faremo anche un video su questo appena riuscirò.
Cosa c'è da fare? Niente, ragazzi, perché chi è short resti short, ovviamente, perché segue il trend. Chi non è short come me, perché non l'ho fatto, non mi piaceva questo short in questo preciso momento, sta a guardare. Io sto a guardare, ragazzi, sto facendo operazioni su altre cose e sto facendo operazioni short sul mercato e long, ma di breve periodo, con i segnali di trading che faccio sempre. A dire la verità, ragazzi, uno dei miei trading system è il long da ieri sera su Bitcoin, però insomma, sono trading system che durano a volte anche un giorno, due giorni massimo, quindi ragazzi, non hanno una importanza per operazioni di lungo periodo. Per quello che riguarda invece l'analisi ciclica, noi siamo alla fase di scadenza, ragazzi, di questo ciclo, però qui questo che sta facendo Bitcoin, ve lo ingrandisco, questa fase qui di oscillazione è un ciclo che sembrerebbe proprio un ciclo ternario, vedete, e quindi il pericolo nuovi minimi c'è ancora, ragazzi, ed è questo che mi spaventa. Quindi ripresa pronto a partire Bitcoin, vedremo. Andiamo invece alla parte secondaria di questo video, che vi avevo promesso, le tre altcoin che stanno performando meglio su Bitcoin. Andiamo a guardare velocemente, sono delle altcoin che alcuni di voi mi hanno segnalato nel precedente video nei commenti, per cui vi dico, ragazzi, quando faccio i video buttate giù nei commenti quello che pensate, le vostre idee, perché io poi ogni tanto le vado a prendere. Ok, ragazzi, allora la prima altcoin fantastica qual è? Chainlink o Link, insomma, io abbrevio sempre. Allora, su Binance, questo è il grafico a una V, quindi weekly, ragazzi. Questi sono i minimi, ragazzi, che Bitcoin ha fatto in questo punto, anche lui. Però, vedete un po', questo è l'andamento su Bitcoin di Chainlink, quindi già dai minimi di dicembre Chainlink su Bitcoin, ragazzi, è una delle pochissime, anzi forse l'unica di un certo tipo, l'unica con volumi adeguati, che sta avendo un trend positivo su Bitcoin, perché anche Binance ultimamente non ha rispettato questo trend. Quindi è una cripto che va assolutamente tenuta sotto controllo. Cosa sta facendo Chainlink? Prosegue il suo trend, chi è long può restare long, su Bitcoin è molto forte, però attenzione ai doppi massimi. Allora, c'è un livello che è questo qui, che stenta in questo momento a superare. Quindi fate attenzione, sono 33.014, zeri esclusi, fate attenzione, perché se siete long su Chainlink contro Bitcoin, dovete tenere a mente che potrebbe star creando un doppio massimo. Quindi doppio massimo ci potrebbe stare sia una barra di congestione sia un'inversione di trend. La seconda coin invece bellissima, che mi piace tanto perché è connessa a un'attività, quindi a un servizio reale, è MCO, la Monaco Coin, che è la crypto che sta legata alla carta Monaco, ragazzi. Perché mi piace molto? Allora, intanto perché ha un'attività reale, quindi è effettivamente utile a qualcosa, perché dà per esempio l'accesso alle lounge degli aeroporti, alla cashback di chi ha la Monaco Card, insomma ci sono tante cose che possono essere prese in considerazione per quanto riguarda questo questa cripto, e quindi mi piace tenerla d'occhio. E questa è una di quelle coin che io ho tenuto d'occhio già da un po', perché ha fatto un primo segnale di inversione su Bitcoin. Mi interessa perché per esempio voglio trasferire una parte dei miei Bitcoin su questa cripto, per poi detenere, quando arriverà anche per l'Italia la Monaco, la possibilità, ecco, di avere un cashback più elevato, quindi magari, ecco, potrebbe essere utilizzata così. Quali sono i livelli? È interessantissima, ragazzi, intanto perché anche nella sua parte ribassista, naturale parte ribassista che ha una cripto nei confronti di Bitcoin, ragazzi, soprattutto di questo tipo, è all'inizio, sembra però sta creando una serie di blocchi al ribasso. Però attenzione, perché siamo ancora al di sotto di questo livello che rappresenta il pullback della precedente barra di congestione, vedete, che aveva tenuto dentro questa cripto da novembre 2017, quindi tantissimo tempo, è stata rotta, quindi questo rialzo potrebbe solo essere un pullback, ragazzi, per continuare il trend ribassista. Quindi teniamola d'occhio in questo momento, ma ancora non è da andare long per quanto vi riguarda, anche perché siamo ancora sotto le due medie che io utilizzo, sono delle EMA che io utilizzo per vagliare questo tipo di analisi. Già un rientro di MCO sopra il livello di 51,87, di 52, ragazzi, zeri esclusi come sempre, mi farebbe un po' riflettere su un eventuale possibile long su questa cripto.
Lucis in futuro, ragazzi, andiamo a parlare di ZRX. ZRX che ha tradato il mio trading system settimanale, ragazzi, l'abbiamo fatta anche con i ragazzi dell'Academy, questa su un investimento generale che stiamo facendo, una cosa simpatica di formazione, e ZRX abbiamo tradata tutte e due le settimane scorse, abbiamo preso in entrambi i casi oltre il 12% mi pare la settimana scorsa e un altro 10% la settimana precedente, quindi è stata tradata tutta questa gamba rialzista in maniera proficua, devo essere sincero, quindi la prima questa settimana e questa settimana scorsa, quindi queste due candele in realtà, ragazzi, ok? ZRX mi piace perché intanto ha rotto queste medie che stanno per fare un cross che non facevano, guardate un po', da questo punto qui che hanno fatto il cross ribassista settembre-agosto del 2018, quindi da tantissimo tempo. Mi piace, ragazzi, ha un trend rialzista nei confronti di Bitcoin? Ancora no, perché come vedete il trend è ribassista già da un po' di tempo, quindi questo potrebbe essere solo una gamba di un famoso ABC e insomma, ragazzi, in questo caso se fa un ABC abbiamo ancora la C da fare e ce ne vuole per andare in ambito rialzista. Però ecco qui, questa fase, ragazzi, è stata presa dai miei trading system, ma anche io li guardo sempre, insomma, al di là del sistema matematico, però poi bisogna sempre buttargli un occhio, e è stata presa in maniera corretta perché questo mercato ha raggiunto anche un livello di minimo, vedete, abbastanza importante, era una specie di doppio minimo quello che aveva fatto qui, e poi entrare log, quindi a breakout, quindi sempre in attesa del segnale, perché non abbiamo comprato quando la coin stava andando giù, abbiamo comprato dopo, quando aveva dato un segnale di ingresso, e insomma è stato profittare un bellissimo trade, anche perché costruito con delle logiche ben precise, ragazzi. Continuerà o no ZRX? Intanto chi è long di voi può restarci, perché insomma la coin è ancora ad un livello di breve periodo in long position. Attenzione, dove? A questi livelli su Bitcoin, sempre, ragazzi, che sono in sostanza 26 o 25,5 zeri esclusi, come sempre. Quello potrebbe essere un livello di inversione. Quali sono invece i livelli di supporto, di resistenza, scusate? Sono il primo d'arrivo, e questo qui è molto lontano, guardate dov'è, ragazzi, quasi 60. A questo punto direi che se siete long c'è strada, mantenetela, però occhi aperti, perché non è stata superata neanche la trend line, che vedete essere fatta così, guardate un po', ok? Quindi siamo lì, ragazzi, però se fa il break e voi siete già long, siete a cavallo di un cavallo vincente. Bene, per oggi è tutto, ragazzi. Abbiamo fatto un video un po' diverso dal solito, le tre coin migliori. Spero di avervi dato, come sempre, un grande valore aggiunto. Mauro Caimi, Trading On, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete la campanellina per quanto riguarda le notifiche. Ci vediamo mercoledì con tutti quanti voi, in attesa del video vlog del Crypto Trading Day. Io l'unica cosa che posso dirvi è grazie a tutti e poi ciao!